Polpago del Montello, terza tappa Giro Nordic, Lionfly Race Nordic. Sabato 30 giugno, nella cima collinare del Montello, si è disputata la terza prova del Giro Nordic, che ha messo a dura prova gli atleti visto il caldo della giornata, ma comunque rinfrancati dal paesaggio di uno dei luoghi più belli del territorio. Uno, via! Caldo è diventato molto impegnativo, dopo purtroppo l'ultimo bivio alcuni hanno sbagliato strada, per cui è mancata un po' l'agonismo, no? Perché dopo ho visto che non c'avevo più nessuno dietro e sono arrivato qui tranquillo, però insomma tre gare, tre vittorie, perfetto. Terza prova del Giro Nordic, la prima donna, possiamo dire. Sì, infatti, bella tappa. L'anno scorso avevo partecipato, perché vengo dal mondo della corsa, con la Lionfly, la prima edizione. Quest'anno sto partecipando al Giro Nordic con Largo e sono contenta di questo risultato. Insomma, ci sono delle degne avversarie, molto veloci, ed è stata una bella prova. Ecco, sono contenta anche del risultato. Allora, oggi siamo venuti qua in 13, è una bella squadra. Qualcuno faceva la sprint, qualcun altro la tecnica, come me. Io mi dedico in particolare alla tecnica, quest'anno voglio proprio fare solo tecnica, poi magari l'anno prossimo vediamo. Un percorso che è un po' reso difficile dal caldo, ma comunque un bel percorso. No, è un bellissimo percorso, il Montello è sempre bello, non era troppo difficile perché non aveva delle salite, delle discese troppo esagerate, l'unico problema è stato un po' il caldo, però è andata bene anche perché fortunatamente c'erano delle zone in ombra dove un pochino ci potevamo rilassare, ecco. In questo momento sono in testa nella classifica del Giro Nordic nella parte tecnica, l'anno scorso l'ho mancato per un punto. Però è stata una bella esperienza, è stato divertentissimo arrivare al photo finish alla fine e quest'anno ci spero. Uno, forza Leoni! La Lionfly è partita anche per voi! Avanzino, raffinati! A me piace moltissimo, io sono innamorata del Nordic Walking e da quando ho iniziato il Giro Nordic, che è stata per me così una scommessa e ogni volta sono emozioni nuove, ho conosciuto un sacco di gente, mi piace moltissimo, mi piace Alex e tutto quello che fa è molto, mi coinvolge molto e perciò vengo sempre molto volentieri. Camminare in questo Giro Nordic mi ha aiutato a potenziare, a migliorarmi e a conoscere anche percorsi nuovi, perciò continuerò perché mi piace tantissimo.